dell'Associazione Muse. Di solito mi trovate a giro per il Palazzo Vecchio o in uno degli altri musei civici di Firenze a raccontarvi le bellezze della nostra città. Ora, come notate, sono in casa, come voi. E stando in casa tutto il giorno, vabbè, uno comincia anche a annoiarsi un po' e volevo trovarmi un passatempo. Perché non ricominciare a disegnare? È da tanto che non faccio un bel disegno. Allora, prendiamo un foglio di carta, ecco, e i miei vecchi pennarelli. Perché non fare un bell'arcobaleno? No, allora. Sa che i pennarelli non fanno più, però proviamo con questi. Questi sono proprio colori professionali, quindi, vedete. Allora, i pennelli, e poi vediamo un po' i colori qui. Allora, mi sa, questi non fanno più. Allora, come faccio? Non ho i colori. Possiamo farli da noi i colori. Possiamo farli da noi i colori? Buona idea! Ed eccoci nel nostro laboratorio dei colori, o meglio, nella mia cucina. Lo sapete che tanto tempo fa, quando a Firenze c'erano grandi artisti come Leonardo da Vinci, Michelangelo o Raffaello, non si poteva semplicemente andare al supermercato e comprarsi i colori già tutti pronti. No, gli artisti dovevano farseli da sé e spesso utilizzavano delle piante. Anche io oggi ho aperto il frigo e ho preso un po' di verdure, degli spinaci, un cavolo viola e delle rape rosse. Basta tagliare queste verdure a pezzetti, aggiungere un po' d'acqua, frullare il tutto e poi passarle attraverso un setaccio e vengono fuori dei bellissimi colori. Con il liquido del cavolo poi si possono anche fare un po' di magie. Eccolo qua. Aggiungendo del bicarbonato diventa blu e aggiungendo del aceto o del succo di limone diventa fucsia. Poi potete sbizzarrirvi come volete. Io, per esempio, ho preso anche della curcuma e del cacao per avere un giallo e un marrone. Poi basta prendere un pennello e cominciare. Ecco, guardate. E poi, se volete ottenere anche un effetto speciale, potete aggiungere del sale grosso. Guardate che bello. E il prodotto finito poi sarà più o meno così. Questo ha fatto Niccolò un bell'arcobaleno. E ora tocca a voi.